dici a me. Sta zitto mascalzone, ste cose tu dici a me.
palestinesi, donne armene, donne africane, donne sudamericane, del Cile, del Perù, donne condannate a dare la vita e a ricevere la morte. Svegliate le vostre coscienze, umani, amate la vostra dignità di uomini, anche se chiusa nell'incertezza della carne. Io resto qui e puntando come un lupo la luna, faccio appello ai lamenti dei fratelli dispersi che in due destini fanno scale per il cielo. Assolutamente sì. Allora, andiamo avanti.
parla di locali. Mi sembra giusto. Però è chiaro, sono emozionati ragazzi. Un po' di tensione forse colpa mia, tanto Luca, io metto di tensione. Grazie Barbara. Racconto tutto, colgo l'occasione per ringraziare Gabriele che ci sta dando una mano d'aiuto veramente per quanto riguarda il servizio. Allora, io ti ringrazio, grazie, mi complimento, vediamo la giuria cosa che sarà stata la loro valutazione. Ricordiamo appunto la singola pensione. Cibo, ma anche come ha detto Gabriele, è importante che voi trasmettiate proprio le emozioni. Quando noi siamo ospiti, poniamo anche le emozioni del piatto. Grazie. Bene, tra un paio di minuti o poco meno dovrebbe arrivare. E la persona, la mia collega Tiziana, vi dirà chi è. È già pronto? Sì. Allora, arriva, si presenta con il suo piatto Alessandro Parisi. Collega, se non sbaglio anche il tuo executive,
andare in eliminazione, no? Sfruttando quello che sono gli ingredienti stessi del piatto, ma con la conoscenza di una tecnica che fai propria, ed è una cosa bella. E secondo me l'evoluzione della cucina è proprio quella, nella semplicità, ma nel complicarsi la vita, ecco, gestendo le tecniche che ci possono portare oggi a fare l'evoluzione della cucina. Altrimenti l'evoluzione... Molto bravo, nella... a parte che ci ha riportato gente. Io parlo della zona e quindi fin da bambino ho frequentato le zone. Una persona che in realtà, al di là dei direttori, Mauro, è Giuseppe Campobasso. Quando l'ho conosciuto non ho capito perché. Perché in realtà lui è un catalizzatore. Voi che fate cucina, che è chimica, capite che i catalizzatori servono a permettere le reazioni possibili chimiche. Perché a te le reazioni non funzionano. Allora noi abbiamo bisogno di creare catalizzazione sul Salento. Neri è un altro che fa il catalizzatore e ci porta in giro per l'Italia, per il mondo e combatte. Dobbiamo smetterla di navigare in strade diverse. Abbiamo una barca grande che è più veloce di altre barche d'Italia, ma che hanno la storia di Marche, di Vecchia, la Toscana, i vini toscani, e cominciare a ragionare insieme. Questo è un primo passo, dico, per poterlo fare. Intanto grazie Giuseppe, grazie ragazzi perché sono il nostro futuro, grazie agli chef perché sono la loro guida, senza di loro non faremo nulla. Grazie. Accento italiano, più o meno riesco a parlarlo, più o meno. Sono qui da poco in Italia, neanche 7 mesi, quindi grazie ai venti così riesco a imparare sempre di più la cultura qua e la parte gastronomica e culinaria. Quindi grazie a tutti, è stato veramente bello ascoltarvi, spiegare i piatti e le opinioni dei giudici anche dopo. Grazie Giuseppe. Grazie. Ed io il tipico responsabile proprietario del castello di Genova, ecco, vado, è giusto rettificare quello che è giusto. Allora, io credo che ci siamo. Allora, le schede sono state ritirate, giusto? Perfetto. Antonio non ce l'ha fatta più. Antonio, un applauso ad Antonio. Grazie Antonio. Allora, la presentazione dei piatti è terminata. Ora cosa succede? Che le schede saranno chiaramente controllate, chi riceverà il punteggio più alto vincerà, oppure se ci saranno degli ex aequo, io chiedo al presidente cosa succederà. Io spero che non ci siano degli ex aequo, questa responsabilità. A me sono tutti. Comunque sono stati tutti bravissimi. Anzi, io mi inviterei a presentare ora il piatto e li vedo quelli rilassati. Rilassati, sono stati bravissimi. Quindi, complimenti, ragazzi. In caso di ex aequo, come facciamo? Tocca a me. Tocca al presidente decretare il vincitore. E mi sembra giusto. Allora, io vorrei ringraziare la giuria. Quindi un applauso alla giuria. Voi per la presenza e il sostegno, ringraziare e invitare i protagonisti, quindi i partecipanti. Prego ragazzi, l'applauso è tutto vostro. Facciamo delle foto di rito. Inviterei Cosimo De Pascalis e il mio timekeeper. Inviterei Andrea D'Amato. Buonasera, buonasera a voi, buonasera agli chef, ai giurati.
giusto? Questa organizzazione è straordinariamente collaudata, che mette a confronto insomma le nostre eccellenze, per cui semplicemente per salutarvi, per ringraziare te, Giuseppe e tutto lo staff che ha lavorato per mettere in piedi questa bella iniziativa, che non è semplice, organizzare cose simili richiede impegno e sacrificio. In questo luogo poi fantastico, grazie anzi alla provincia che ce l'ha messo a disposizione, insomma, sempre molto cari e gentili. Va bene, aspettiamo per sapere il verdetto allora. In bocca al lupo a tutti. La presentazione, i colori, i profumi erano veramente tutti di altissimo livello, quindi complimenti a tutti ragazzi. Detto questo,
apro il bigliettino e proclamo vincitore della Singolar Tensione 2022 Giulio Antonio Fanales. Bravo Giulio Antonio Fanales, chiamalo. Bravo, vieni, vieni. Allora, questo a te. Bravo, credo hai trasmesso delle grandi emozioni, il nostro presidente, giusto? Certo. Erano veramente, come ho detto, tutti gli atti eccezionali, ma l'innovazione, la presentazione, l'emozione trattenuta nel presentare il piatto ha dato, secondo me, quello spunto in più per vincere il primo premio. Quindi, bravo! Ora quando lo svelerò possiamo sorridere, però... è un soggiorno offerto da Castello di Ugento, quindi non devi viaggiare tanto tutto il suo palco. No, mi spiegherò questo soggiorno, visto che ormai il castello lo conosco, l'ho vissuto. Al presidente. No. Questo lo darò a mia madre, così anche lei potrà vivere un giorno da principessa. Ah, che bello. Ah, che bello, bravo, bravo. Ringraziamo Castello di Ugento, così come ringraziamo Masseria Corsano per questo cofanetto che ci ha donato, ai ragazzi partecipanti che hanno vinto ugualmente. Quello è tuo, quello è tuo. Sì. Dopo metteremo anche il nome, ora ti dico. E ci sono delle giacche personalizzate della Singolar Tensione. Non ci resta chiaramente salutarvi, ringraziarvi. Tra un po' c'è uno spettacolo, però direi che la Singolar Tensione si conclude qua come gara. Delio, sì, prego. Io direi per ultimo, ma non per importanza, l'applauso più grande secondo me va a Giuseppe Campobasso. E anche il braccio destro. No, braccio destro e braccio sinistra, perché hanno sopportato con grande pazienza. E va detto, chiaramente Tiziana Cordella che mi ha aiutato anche, questo va detto, e soprattutto ragazzi non fate finire qua la tensione, che sia un punto di inizio, non vi isolate, raggruppatevi, lavorate, create e andiamo avanti. Grazie Nevio per l'invito che hai fatto. Grazie a voi. Vitto il primo premio di questo Singolar Tensione, emozione, e c'è stata tanta. Molto grande l'emozione, sono contentissimo, ringrazio tutti i giudici che hanno speso delle belle parole, ringrazio il mio chef che è stato paziente e molto d'aiuto. Ci ha insegnato qualcosa il tuo chef, vincere i premi è già, no? Certo, è stato anche merito. Grazie. Grazie a te. Grazie.